video che segue è un video che è un po' la storia, una storia che ho nel cuore, nel senso che avevo veramente piacere da tanti anni di raccontare anche alle mie amiche, a quelli che mi sono vicini, cos'è Budrio, che è il posto dove io vado tutte le volte che parto per fare le gambe nuove. Il centro dell'RTM, che è quello che si vedrà nel video, è questo centro, questa officina dove io dico che vado a fare il tagliando, che è nata nell'87 e che è quella che devo dire spassionatamente che in qualche modo mi ha ridato una vita normale. Io ho avuto un imbruttissimo incidente nel 1985 in moto, sono andata per la prima volta al centro INAIL di Budrio, che era questo famoso centro INAIL dove c'era il dottor Schmid, che era questo tedesco che aveva brevettato le protesi mioelettriche. Era una cosa immensa dove c'era un sacco di gente, era molto impersonale, devo dire, molto bravi, perché di una competenza incredibile, e lì è stato lì che ho conosciuto Paolo. Paolo, Franco e Moreno, loro tre nell'87, hanno iniziato questa avventura e hanno iniziato questo centro. Sono partiti con una cosa molto piccola e adesso sono uno dei centri più importanti d'Europa, non solo per la competenza ma proprio anche per il tipo di assistenza, per il tipo di accompagnamento che sono in grado di offrire. Ecco, che cos'è che è importante, cos'è che è particolare di questo posto? È particolare la loro sensibilità che hanno nei confronti delle persone che ci vanno, soprattutto per quelli che ci vanno la prima volta, perché effettivamente uno arriva lì e pensa che la sua vita sia finita, pensa non camminerò mai più, pensa non farò mai più questo, pensa non sarò mai più quello che ero prima. E loro hanno questa capacità di trasmetterti la sensazione che non è così, che siamo tutti uguali, che teoricamente se nascessimo tutti con una gamba sarebbe normale che ne avessimo tutti una, e quindi è semplicemente al massimo la difficoltà è quella di imparare a convivere con, non so, il male iniziale, con la fatica del provare, con il capire che magari subito non va, imparare un equilibrio. Ma una volta che si è fatto questo sforzo, le potenzialità di vita sono, la qualità della vita è assolutamente quella che poteva essere prima. E loro, questi tre ragazzi che ormai sono uomini adulti invece, perché sono passati tanti anni, hanno proprio avuto la spinta, la voglia di iniziare con i ragazzini giovani, perché sono quelli che effettivamente hanno questo impatto più forte e sono quelli che è più giusto invece aiutare, nel senso di far crescere nel modo di capire che sono come gli altri, cioè non hanno più difficoltà degli altri. Aiutandoli con lo sport, quindi all'epoca avevano già cominciato a organizzare le settimane bianche, a portarli a imparare a sciare, perché lo sport e tutto quello che, qualsiasi altro tipo di sport, è probabilmente proprio uno dei modi migliori per consentire alle persone di mettersi alla prova, mettendosi alla prova a verificare che sono capaci di fare. Negli anni la cosa è cambiata anche tanto, oggi abbiamo un Pistorius che addirittura veramente ha rivoluzionato quello che è la visione del disabile nello sport. Abbiamo Zanardi, che non ne parliamo, è una persona che ha una grande capacità di ironia, che va lì, viene qui, viene dove vado io, viene all'RTM. E quindi le cose si sono effettivamente cambiate, però c'è da dire che Paolo, Franco, Moreno, tutti e tre effettivamente hanno la capacità di trasmettere la voglia di vivere e la voglia di mettersi alla prova tutti i giorni, fino al massimo delle proprie potenzialità. Ecco, un elemento che va caratterizzato di questa cosa, che mi fa piacere sottolineare, è l'artigianità, la creatività, la manualità. Io direi che si arriva addirittura a poter parlare di in qualche modo di artisti, perché ogni protesi è una cosa diversa. Cioè qui non si parla di prendere dei manufatti in qualche modo e di adattarli. Significa che per ognuno di quelli che sono gli amputati che arrivano, c'è la costruzione della sua gamba. E quello che ho cercato di far vedere riprendendo alcuni passaggi fondamentali, perché effettivamente è un lavoro proprio manuale, oltre che di competenza, perché consente di capire, perché tu non sei in grado di dire non va bene perché magari qui è alta, perché magari qui è larga, perché magari qui è bassa.
tu sei solo in grado di dire, va, non mi sento proprio a mio agio. Quindi l'intuizione è quella da parte loro di riuscire a capire dov'è il problema e di adattarlo manualmente per ognuno, perché basta, a volte basta un millimetro in chi ha problemi grandi a modificare completamente il modo di camminare. Siamo penetrati all'interno dell'officina, dove lavorano. Quella è la mia gamba da mare. Adesso andiamo a mare. Ciao Paolo. Paolo, una domanda. Dimmi. Sono quasi 30 anni a momenti. Che ti conosco e che ringrazio il cielo che esisti. Si sente qui con un casino, mi No, ma si sente, poi te la chiedo ancora di più, tanto riprendo un attimo di qua. Quanto è cambiato il tuo impatto con questo tipo di lavoro negli anni? Nessuno, sempre quello. No, c'è di più. Sì, c'è di più nel nostro lavoro, non è solo il lavoro manuale, ma c'è il lavoro psicologico, ovviamente. Hai contatto con e poi persone. Vedi i cambiamenti nelle persone che arrivano in un modo e poi dopo li vedi che diventano... A volte dovresti filmarlo, proprio fare il filmato dei primi approcci, accidenti, i primi passi, poi dopo rivederlo assieme. Dopo un po' di anni. Vederlo assieme con le persone, vedi che come eri, perché uno tende poi a dimenticarsi le problematiche dell'inizio. E tu magari prima normale. Non stavi in piedi, esatto. Certo. Se ti ricordi, accidenti, i primi corsetti pensavo che non avrei mai camminato io, ti ricordi che ero tutta bloccata, non stavo attaccata, non mi sedevo, sì, non mi muovevo, era un peso la protesi, poi vedi che pian pianino un po' impari anche tu stesso a rapportarti con la protesi in maniera diversa, certo, la consideri un po' anche poi una la cosa tecnica tua. Che ti viene incontro con materiali magari più confortevoli e tutto, e questo è che poi ti porta dei risultati. Io adesso ho ripreso anche tutte le foto che ci sono appese di tutti quelli che fanno sport, che sono eccetera, e tutto questo secondo me andrebbe diffuso stimolato. Ancora di più, sì, stimolato. Noi ti possiamo dire che col discorso un po' Olimpiadi, Zanardi guarda che ha fatto un lavoro e adesso perlomeno è venuto a conoscenza un po', diciamo, la persona comune, quello che non sapeva neanche dell'amputazione, però sa che esiste già, che esiste questo problema e che comunque quelle persone che hanno un problema, è visto che si sono in grado di fare chissà cosa, si storia di nuovo, al di là di quello che ottiene dei risultati proprio a livello proprio sportivo da campione, perché alla fine fai capire che è normalità. Sì, ti impegni, però quello che è più bello per noi l'aspetto del divertimento di fare certo. La cosa puoi divertirti, puoi trovare modo di divertirti, perché specialmente con i ragazzini, con i bambini, con un bambino che si trova ad avere un problema del genere, che lo vedi dopo magari che è entrato in un contesto di una squadra, di una società e si diverte, ecco lì che puoi dire sì, è lì è creato la sì. Non voglio neanche dire integrazione perché è una parola sbagliata, il far capire che è normalità, sì. Che poi è il conoscere, no? Che ti fa capire che... Ma sai, ti dico, sta sempre prendendo più coscienza di questo fatto, che vedono che c'è il disabile, una volta veniva, adesso neanche tanto nelle nostre zone, però se guardiamo anche il sud, veniva quasi tenuto nascosto. O comunque questa cosa di offerta continua di aiuto che maroni, no? Sì. Ecco, perché invece si capisce. Infatti il bello è quando uno non ti lascia sedere. Ci puoi dire che ti vedono che lì conta molto due, chi no? Vive con te, cioè ovviamente l'aiuto di chi ti è vicino. Ah beh, quello è fondamentale. Quello è fondamentale. I genitori. Stimoli l'autonomia invece del contrario. Diciamo il genitore tende a proteggere a volte il bambino troppo. Perché lo sforzo devi farlo ma per rendere autonomo, al contrario. Contrario, devi stimolarlo a rendere autonomo. Grazie mille. Prego, prego. Voglio. Ecco, questo è l'invaso. Praticamente è l'inizio della lavorazione, il calco. Questo l'ho fatto con delle bende gessate sul moncone. Poi dopo, una volta seccato, si mette il gesso, si cerca di fare le controspinte e lo si riprova in carico, come se fosse l'invaso vero e proprio. Però così noi siamo già in grado di vedere i punti che danno fastidio, li adattiamo, li sistemiamo,
Quindi questa praticamente è la nascita, è l'embrione della protesi. Assolutamente quello più usato, che comunque si fa un moncone fresco, una protesi. Certo. Si parte sempre da un modello di gesso. È la soluzione ancora più usata e forse migliore. Sì, sì. È tuo, sì. Più di così. Poi dopo va sempre. Poi dopo ci dovrai lavorare, però la. Sì, sai, la cellula base, chiamiamola così. Basta far così. Certo, è un lavoro lungo. Bello di un braccino, però una resa. Questa qui è un'altra resa, se vuoi prendere. L'altra gamba? Sì, questo qui è un vaso. Te lo prendi, sta lavorando, questo è un vaso. Ovviamente, quando facciamo la resina, qui è fatto sotto vuoto. Ed è un sommario. Ah, questa poi diventa dura, la resina, esatto, prenda? Questo è l'invaso. Dentro c'è il gesso. Poi sul gesso va isolato con un sacchetto. Tra l'isolamento dei due sacchetti, tra quelli interno e esterno, ci danno delle maglie e vengono impregnate di resina, per cui rimane l'invaso. Capito. Solo che non mancavo neanche. Accidenti! Stiamo facendo la colata con l'isolata. Che l'invaso c'era il gesso dentro, poi dopo fai la resina. Il resina la metti solo, intorno? Sì, intorno, sì. Tu, questa la resina è la gamba. E dopo ovviamente c'è il collegamento. Il ginocchio e tutto. Qui c'è l'estetico sotto. E quei piedi come quelli che per esempio che sono per correre di Pistorius, quelli lì sono piedi particolari che servono solo per correre. No, anche per camminare. Perché ci sono i piedi. Però devono andare solo con quello così, con perché la scarpa non puoi metterla. Quelli da correre no. Adesso addirittura li fanno già con la soletta della Nike. Perché certo. Se sono la Nike, se sono messa assieme alla Flex per creare questa soletta, ma quello da correre è una C. Sì, quella. Esatto. Invece quelle da camminare sono come questa, sono sempre piedi in carbonio. Questo qui è coperto, però c'è la lamina in carbonio. E questo è da camminare, è la versione da camminare, non da correre. Cos'è, più leggero, da più spinta? Sì, carica di energie. Il piede è già più leggero per se stesso, però si carica di energie e ti dà più energia, ti dà un passo più rotondo. Ovviamente per chi ha un moncone. Cioè a me non servirebbe effettivamente, niente. Nel tuo caso. Lo chiedo perché. Non ti aiuterebbe più di tanto. Anzi, nel tuo caso, non avendo una leva lunga, è meglio un piede che sia articolato, che si adatti al terreno. Se questi devi lavorarci, caricarlo di energia per avere la restituzione di energia. Sì, vedi proprio che ti dà l'effetto. L'effetto balestra. Certo. E poi dopo, se ti vengono più, poi dopo gli fai la finitura con un guanto come hai tu quella da bagno. O se no lo puoi lasciare così con la calza. Adesso io infatti ho ripreso per esempio quelle che sono quelle meraviglie che sono all'ingresso. Questo, per dire, no? Cioè, praticamente perfetto, quello che noi consigliamo, però vedi anche gli uomini, non fare il guanto con nessuno, certo, donne, perché ti compromette un po' il ginocchio. Se tu invece fai un guantino così, esteticamente, magari con un pantalone a pinocchietto, certo, è perfetto. Dopo ti rende è perfetto, ci sono quelle con quel sandalo rosso, sono una cosa da urlo. Però anche di quel sandalo ci sono delle ragazze che riescono a camminare con quel sandaletto, non è che sono. Però sono sempre collegati col discorso di Moncone. Se hai la leva che ti guida, ok. Se tu hai poca leva, ovviamente camminare con un tacco è difficile. Ma per far legare e l'aggiungi, poi lo aggiungi sopra, se diventa dura, sì, lo puoi lavorare. Ma in quel caso ne deve aggiungere ancora. Diciamo comunque c'è cioè, tutto un lavoro, qua è tutta una cosa di fondo artigianale, cioè ogni cosa viene fatta pezzo per pezzo, persona per persona, ognuno c'ha il suo. Diciamo che i prefabbricati che sono questi
i componenti, i piedi così, vengono acquistati dalle aziende, Tobocco, sono quelle però l'assemblaggio, il mix che facciamo noi, che dobbiamo prendere un piede un tipo, un piede un altro, un piede un altro, va fatto in base a, alla persona, alla tecnologia. Che... E poi fondamentale è il vaso. E quello è un lavoro proprio fatto manualmente, quello non c'è niente da fare. Manualmente, ogni persona ha le sue problematiche, ogni persona ha le sue basi. Quello non puoi renderlo standard. Eh beh no, anche perché sennò non siamo delle macchine. Sto usando lui mentre lavoro. Posso andare un attimo? Solo questo? Sì, anche la mortadella ci sono. Ciao! Il panino con la mortadella. Quello non è male. In caso una persona con poliomielite, qui si parla di tutori, tu scannerizzi la sua gamba, ecco poi dopo con il dischetto lo metto la macchina per la linea. Altrimenti c'è un blocco, un materiale viene fatto lì. Sì, con leggerissimo. Sì, il blocco che l'ha presa, il pianino che lo rimane. La macchina. La macchina. E quando noi abbiamo questa copia, da qui dopo viene fatto sopra il tutore. Altrimenti è come avere la sua gamba a disposizione. Certo, lo fai con un modello che è... Nel caso tu, dove c'è la votazione, scannerizzi la tua esistente, e la ribalti a specchio. A specchio la ribalti, hai praticamente lo stampante. E quella in 3D questa stampante? Sì, questa qui. Sì. Metti una e quella l'altra. Farina per alleggerire. Sì, per alleggerire. Questo sono espansi, immagino, non so, tipo quelli degli edilizi. Gente che con le cartucce... Poliuretano, esatto. Sì, sì, ho capito. Che fa da spessore leggero. Sì. Isolante, questo che fa. Un po' di mano. Un po' evoluto, però comunque mantiene una cosa molto migliore. Quindi anche la ricerca è stata fatta molto più originale, in piedi. Esatto, come tecnologia di pezzi, ma pezzi di invasatura, no, insomma, è migliorato del materiale, però non è cambiato sostanzialmente. L'evoluzione, questa è l'evoluzione, incredibile, sì. Questa è proprio quella del pirata. Capitano Nunci. Il bastone incorporato, quelli di legno. Sulla serie. Volendo anche col callo, anche se uno dice, visto che spendi per la pellicola, farti di togliere, non fartelo mettere di qui. E viene varie cose anche. Viene varie cose. Anche il tatuaggio. Il tatuaggio non è male, eh? Sì. Ma che bello. Bellissimo. Certo che